ancora da scena. Fernando! Stai attento con i piedi. Arriva, abbassa. Mario, ma che scelta indossa? Ma la cassetta qua sta quella vecchia, non quella che hanno aggiustato. Ma che cazzo sono quello che stavo? Poi ci sono scemo io. Tony, io
Sì. Sembra vicini che si sono distrutti. È una parola, come in gatto. No, il voce di Ivana Cerallo. Speranza per noi, guardare i santi. I santi sono più numerosi.
prega per noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. San Fortunato, nostro celeste compatrono. Prega per noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. San Fortunato, cittadino onorario della nostra città, la città di Serra Capriola e la città di Fortunato. Viva Fortunato! Done.
saluta il suo santo più amato e più venerato. E dietro la banda musicale. Piano piano, su. Venite più avanti, andiamo. Camminiamo un pochino, Angelo. Fai camminare, fai camminare. Lo vedete che tornate qua? Ci sta raggiungendo. Ci sta raggiungendo. Ha capito? Dai, tanta pace tua da dare.
San Fortunato, tanta grazia tua da far, che è rimasta sto paese, quella che non stanno qua. Viva, viva San Fortunato, tanta grazia tua da far, che è rimasta sto paese. Io con te voglio guardare, e c'è appena processione, che non già parisce Radio San Fortunato.
attaccati al tram. San Fortunato, martire di Cristo, nostro celeste compatrono, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo Dio, Figlio Redentore del mondo Dio, Santa Trinità unico Dio, Santa Maria Madre di Dio, San Fortunato, San Fortunato seguace Cristo, San Fortunato avvocato dei peccatori, San Fortunato vittorioso sui demoni, San Fortunato lieto e forte nei tormenti, San Fortunato eroico testimone del Vangelo, camminiamo, San Fortunato trionfatore di ogni tirannide, San Fortunato fedele fino alla morte, San Fortunato concittadino degli angeli, San Fortunato, dispensatore di grazie, San Fortunato, modello per i nostri giovani, San Fortunato, nostro cittadino morale, San Fortunato, nostro celeste compatrono, siamo chiamati su questa domanda con la sapienza. Grazie.
Thank you.
sua eminenza il cardinale José Martins Saraiva. Benvenuto in mezzo a noi. Nel perseguimento e nell'attuazione di quelli laici e civili per il bene del benessere vero di una comunità. Con l'auspicio che questa particolare ricorrenza religiosa, arricchita dalla sua autorevolissima e illustrissima presenza e eminenza, sia insieme occasione di festa e gioia non soltanto per la nostra comunità, ma anche per tutti i foresti. Ringrazio vivamente il signor Sindaco per le gentili parole che ha voluto rivolgermi, anche a nome dell'amministrazione che presiede e di tutti i cittadini di questa bellissima e incantevole città in cui stiamo. Vorrei anche esprimere la mia profonda gioia per trovarmi per prima volta in questa città tanto bella paesaggisticamente, ma anche tanto ricca di storia, di tradizioni, di cultura. In questa chiesa locale, in questa comunità ecclesiale che vanta le più gloriose e antiche tradizioni che costituiscono senza dubbio il maggior tesoro di questa stessa comunità. Tradizioni stupende e magnifiche che ci insegnano oggi tante cose e che non vanno mai abbandonate. E vorrei infine fare un augurio molto sentito, è che questa città, sulle orme del passato, possa continuare sulla strada di un sempre maggior progresso umano e sociale per il bene di tutti i suoi figli. Grazie, signor Sindaco. Banda musicale. Ora Sua Eminenza si preparerà in chiesa per indossare gli abiti liturgici per la solenne celebrazione e porteremo in processione sul palco l'urna di San Fortunato, mentre ci prepariamo tutti alla partecipazione alla Santa Messa. Thank you.
Le sue gloriose reliquie sono in mezzo a noi dal 1726. Per grazia di Dio abbiamo potuto procedere alla terza ricognizione canonica. Accogliamo l'inviato del Santo Padre, Sua Eminenza il Cardinale José Martín Saraiva. Benvenuto in mezzo a noi. Inizia il canto d'ingresso. Quella del cuore che conta e spinge i testimoni del Vangelo a muoversi laddove lo Spirito invia. Il colore rosso dei suoi abiti è quello del fuoco dello Spirito, è quello della testimonianza a Cristo portata fino al grado più alto dell'amore. In qualità di vicario episcopale di questa forania diocesana, le porgo innanzitutto il saluto deferente del Vescovo diocesano Monsignor Lucio Renna, impossibilitato ad essere presente qui oggi per impegni inerenti al suo ministero episcopale. Le porgo poi il saluto dei miei confratelli nel sacerdozio, di cui qualcuno è presente qui, ma che oggi domenica sono particolarmente impegnati nelle loro comunità parrocchiali. Poi attraverso questa folla di fedeli sono tutti i laici della nostra Chiesa che la salutano e la ringraziano. Per questa comunità cittadina è certamente un evento la sua presenza in occasione dell'anno giubilare che ricorda il 250° anniversario della proclamazione del martire di Cristo San Fortunato a suo patrono Minus Principalis, compatrono. Un evento che dà lustro alle celebrazioni che il parroco insieme alla comunità ha voluto programmare e realizzare. Acquista poi una rilevanza particolare questa sua presenza in questa occasione perché si è appena conclusa la ricognizione canonica, la terza, delle ossa del Santo Martire. Ricognizione, questa ultima, che ebbe inizio nel 2005, con rescritto a sua firma, allorché lei, in qualità di prefetto, era capo della Sacra Congregazione delle Cause dei Santi. Averla qui in questa occasione è più che una coincidenza, è provvidenza. Per la verità, Serra Capriola, per quanto piccolo centro della nostra terra di capitanata, non è nuova nell'ospitare tra le sue mura un componente del Sacro Collegio Cardinalizio.
I più anziani si ricorderanno che nel maggio del 1985, su proposta e poi realizzazione prima di Don Adamo D'Adamo e di Don Michele Recisotti, presente qui, il cardinale Giuseppe Caprio fece visita a questa cittadina. Anche allora si celebrava un anno giubilare riguardando il santo martire Fortunato. Ben fa questo paese a dare importanza a questi eventi, perché esso sente questo santo come il suo. Pochi altri sono i posti in cui la devozione a San Fortunato è diffusa e tanto sentita. Dare la giusta importanza a questi eventi, per i nostri paesi molto legati alle tradizioni religiose popolari, è il segno di un profondo legame della nostra gente alla fede dei padri e, in ultima analisi, la certezza che è la religiosità popolare, purificata da tanti orpelli, intesa nella giusta maniera, adeguatamente incanalata nella direzione dell'evangelizzazione, della catechesi e della liturgia, è il segno più evidente che dalle tradizioni si può arrivare alla tradizione e alla trasmissione della fede alle nuove generazioni. Mi permetta ora, Eminenza, di dirle un grazie personale che nulla ha a che fare con questo evento. Per me incontrarla oggi è un'occasione piacevole di ritornare indietro negli anni, e credo piacevole anche per lei. Negli anni tra il 1980 e il 1983, quando lei ricopriva l'incarico di magnifico rettore della Pontificia Università Urbaniana, uno studente, già prete, trovando alcune difficoltà nel conseguire un suo sogno, la licenza in teologia biblica, difficoltà dovute agli impegni pastorali da dover coniugare con gli studi, dopo alcuni incontri incoraggianti avuti con il rettore, trovò la forza di raggiungere il suo sogno. Quello studente ero io e il rettore era lei. Grazie, Eminenza. Cosa dirle ancora? Tornando a Roma, assicuri al Santo Padre la nostra filiale obbedienza al suo alto magistero. Gli dica che con la nostra preghiera gli stiamo vicini in questa stagione così complicata e difficile per la Chiesa che, come dice il Papa, trova i suoi peggiori detrattori all'interno, non tanto all'esterno di essa. Gli dica che noi siamo certi che lo Spirito Santo continuerà ad assistere il gregge di Cristo e i pastori che in suo nome lo guidano, e a purificare col fuoco dell'amore coloro che consapevolmente o inconsapevolmente a volte danneggiano il cammino del popolo di Dio. Gli dica, Eminenza, che ci tenga nel suo cuore, perché se è vero, come diceva Santa Caterina da Siena, che lui è il dolce Cristo in terra, se saremo nel suo cuore, saremo nel cuore di Cristo. Grazie. Del 250° anniversario della proclamazione di San Fortunato Martire e compatrono di Serra Capriolla. Era il 23 aprile del 1761, quando il popolo della vostra terra e il suo vescovo, Monsignor Scipione De Laurentiis,
e lessero questo santo al loro speciale protettore. E oggi noi siamo qui riuniti per rinnovare con il nostro caro santo un patto di amicizia, di amore, di devozione e di imitazione. Della vita di San Fortunato abbiamo pochissime informazioni, purtroppo. Probabilmente fu un giovane vissuto a Roma nel III secolo d.C., all'epoca in cui nell'impero romano era ancora vietato essere cristiani. Invece è in riferimento alla sua morte che troviamo la notizia più importante. Egli, come stava scritto sulla lapide nelle catacombe di Ponziano, in cui era stato sepolto, fu martire di Cristo. Questa parola martire, come ben sappiamo tutti noi, significa testimone, cioè una persona che ha visto qualcosa, ne custodisce il ricordo e la racconta agli altri, un testimone. Ma come avrebbe potuto il giovane Fortunato essere martire, cioè testimone di Cristo, se è vissuto molti anni, moltissimi anni dopo di lui? Ebbene, carissimi fratelli e sorelle, si può essere testimone di Cristo in due modi. Il primo modo consiste nell'aver conosciuto il Signore Gesù in modo diretto, e questo è possibile solo a coloro che lo hanno incontrato storicamente. La sua mamma, San Giuseppe, gli apostoli, Lazzaro, Maria e Marta e pochi altri. Ma si può essere testimone di Gesù anche in senso spirituale, e ciò riguarda tutti i cristiani. Nessuno di noi infatti ha conosciuto il nostro Signore Gesù Cristo in senso materiale e fisico. Nessuno lo ha toccato o parlato con Lui. Nessuno lo ha visto mentre camminava per le strade della Palestina annunciando il Vangelo della salvezza. Eppure noi, tutti noi, conosciamo Gesù. Egli per noi non è uno straneo, ma un amico fedele che ci accompagna per tutta la vita, apre il suo cuore alle nostre esigenze e schiude le porte della nostra disponibilità all'amore verso Dio e verso i fratelli. Com'è possibile, ci domandiamo ancora, questa conoscenza di Cristo? È il Vangelo stesso che ci dà la risposta nel brano che abbiamo ascoltato. Lo Spirito Santo è il grande protagonista del nostro incontro personale con il Maestro. Egli è lo Spirito di verità che ci fa guardare a Cristo non come si guarda ad un personaggio della storia passata, ma a colui che è l'eterno presente nel mondo, nel cuore degli uomini. In una parola, lo Spirito Santo crea in noi l'esperienza viva della morte, della risurrezione di Cristo. In tal modo noi abbiamo un contatto vero e proprio con il Signore. Avvertiamo nella nostra vita il gioioso sentimento della Sua presenza. Coltiviamo il senso dell'attesa di una pienezza e diventiamo consapevoli che solo in Lui troveremo giustizia e amore, provvidenza e libertà, verità e bellezza. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, è lo Spirito che ci trasforma interiormente e ci rende testimoni di Cristo, perché ce lo fa conoscere davvero, ci fa appassionare di Lui e del suo progetto di salvezza per il mondo.
Ecco perché noi possiamo e dobbiamo, come Fortunato, essere veri, autentici testimoni di Cristo. Ma è molto chiaro che questa testimonianza di Cristo richiede sempre l'impegno, un impegno grande, forte, richiede sacrificio e qualche volta può esigere anche la vita. Il martirio allora assume il suo significato più pieno. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice al riguardo, usando le parole di Sant'Ignazio di Antiochia, il martirio è la suprema testimonianza resa alla verità della fede. Un martire è un testimone che arriva fino alla morte. Egli rende testimonianza a Cristo morto e risorto, al quale è unito dalla carità. Rende testimonianza alla verità di fede e della dottrina cristiana. Affronta la morte come un atto di fortezza. È proprio il caso di San Fortunato. Di questo cristiano originario di Roma e oggi cittadino onorario di questa antica e gloriosa città. Egli, Fortunato, è stato un insigne martire, è testimone del Signore Gesù. Versando il proprio sangue, ha vissuto un avvenimento che ha toccato profondamente il suo cuore e lo ha orientato definitivamente verso il Cristo sofferente, morto e risorto. Pur nella sua giovane età, Fortunato ha messo in pratica lo straordinario insegnamento trasmessoci dall'Apostolo Pietro nella seconda lettura che abbiamo ascoltato. È meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Parole sacrosante. Ecco, cari fratelli e sorelle, il sacrificio è richiesto proprio in questo conflitto tra il bene e il male, in questo scontro tra la verità da affermare e la menzogna che vorrebbe impossessarsi delle nostre intelligenze, in questa lotta fra la misera bassezza della nostra istintività e gli ideali più alti della nostra dignità. In poche parole, chi vuole essere cristiano deve accogliere, come ha fatto Fortunato, deve accogliere anche la croce nella propria esistenza, senza escludere lo stesso martirio. Ancora una volta però, Gesù ci indica nello Spirito Santo la sorgente della nostra forza e della nostra speranza. Io pregherò il Padre, abbiamo ascoltato nel Vangelo, ed egli vi darà un altro paraclito, un consolatore e un difensore che rimarrà con voi per sempre. Lo Spirito ci sarà di sostegno nella prova, ci donerà la forza d'animo di fronte alle difficoltà. È lo stesso Spirito che sostenne San Fortunato nel martirio e gli diede la forza di preferire la morte a rinnegare la sua fede. Carissimi fratelli e sorelle, come testimoni di Cristo, come martire di Cristo, Fortunato è anche un modello di vita per ognuno di noi. Egli, infatti, indica con la sua parola e soprattutto realizza nella sua persona i valori che caratterizzano coloro che vogliono davvero essere e vivere da cristiani. E il primo e il più grande di questi valori è l'amore verso Gesù. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, dice il Signore. Ebbene, Fortunato ci insegna che essere cristiani è l'esperienza più importante nella quale possiamo essere coinvolti. Anzi,
parafrasando il suo nome, possiamo dire che essere cristiani è la fortuna più entusiasmante che possa toccare ad una persona umana. Da ciò deriva che essere cristiani non è un dovere, ma una gioia, che la vita cristiana va vissuta non malinconicamente, ma con gioia, con ottimismo, con fede, con speranza, come fortunato. Ma fortunato è un modello di vita non solo per noi credenti, ma anche per quelli che vivono nel dubbio o che hanno smarrito la fede. Egli infatti è portavoce di quelle domande e di quelle risposte che l'uomo non sa dare da sé. Egli continua ad essere la voce che grida e che richiama tutti alla coerenza. Egli è la lampada che risplende nel tempo dell'ansia e dell'incertezza. È la sentinella che veglia mentre gli altri dormono. Egli, con dolcezza e rispetto, non smette di dar ragione della speranza con la quale è vissuto ed è morto, indicando in Gesù Cristo il vertice per il cammino dei singoli e delle comunità. Con patrono de Serra Capriolla, Fortunato ci invita ancora a vivere la fede, non in modo generico astratto, ma concreto esistenziale, non in modo individualistico, ma comunitario. Ciò vuol dire che dobbiamo essere disponibili a vivere insieme, a collaborare alla costruzione di una società più dignitosa e più elevata, a coltivare e custodire lo spirito di accoglienza reciproca, nella condivisione delle gioie e dei problemi, nella solidarietà di fronte alle croci e alle sofferenze dei fratelli vicini e lontani. Soltanto in tal modo diventeremo sulle orme di San Fortunato veri martiri di Cristo, cioè veri testimoni della sua santità, del suo amore per il mondo, per ognuno degli uomini. Carissimi fratelli e sorelle, con Fortunato, che Fortunato continui ad accompagnarvi nel vostro cammino, con la sua potente intercessione presso Dio e con la forza serena del suo affetto. E voi, carissimi cittadini di Serra Capriolla, continuate ad essere degni di custodire il prezioso tesoro dei suoi resti mortali, degni di venerarli con fiducia e con amore. Diffondete con la parola e con l'esempio la devozione a questo gigante della santità cristiana. Siate coraggiosi e siate orgogliosi di essere il santuario vivente della sua gloriosa memoria. La Vergine Maria, Madre della Chiesa e Regina dei Martiri, vi custodisca sempre nella fede, nella speranza, nella carità, e vi copra con la sua materna protezione. Così sia. Tutte le cose visibili e invisibili creano. Rigeri, Cristo mio, di mano, grazie al Padre, prima del secolo.
50° della proclamazione a compatrono, patrono minus principalis della città di Serra Capriola del Santo Cristi Martiri sfortunato, e invoca su tutti l'abbondanza di grazie celesti, la protezione di Maria Santissima, nonché l'intercessione dei santi patroni. Domenica 29 maggio 2011, dalla Città del Vaticano, firmata dal Cardinal Tarcisio Bertone, segretario di Sua Santità. Siano rese grazie al Padre per mezzo di Gesù con la potenza dello Spirito Santo. Vorrei che questa sera questo grande grazie squarciasse i cieli e raggiungesse la città del cielo, la Santa Gerusalemme, nostra patria, dove tra i suoi cittadini risiede alla presenza dell'agnello immolato per la nostra salvezza, il nostro santo e amato compatrono, fortunato martire di Cristo, tra i santi e i martiri di Dio, della sua intercessione fraterna, unita alle nostre accorate preghiere, notte e giorno. E dal cielo è auspicabile ardentemente che il grande grazie si diffondesse su tutta la città di Serra Capriola, prendesse dimora nel cuore di ogni suo cittadino, vicino e lontano, raggiungesse soprattutto i cuori affranti e feriti, per diventare una sola voce, un solo cuore, un solo canto di gioia, sia della città del cielo, sia della città terrena del martire fortunato Serra Capriola. Grazie, grazie, grazie. Eminenza, intenzione al termine dell'anno centenario di compiere presso la tomba dell'Apostolo Pietro e con l'udienza del Santo Padre Benedetto. Grazie
alla presenza e alla comunione nel sacerdozio e nella partecipazione ai santi misteri, a tutti i carissimi confratelli qui presenti, ai ministranti che hanno prestato il servizio liturgico e a quanti si sono adoperati per la preparazione di tale celebrazione. Serviamo il Signore sempre nella letizia e nell'autenticità di vita, per non aver predicato in vano e a disonore nostro e della cara e santa Madre Chiesa, per cui siamo stati costituiti ministri di Cristo e ambasciatori della sua misericordia presso i fratelli. I giovani testimoni di Cristo, fortunato ci sia di esempio e nostro intercessore. Grazie al signor sindaco di Serra Capriola e al sindaco del comune vicino di San Paolo qui presente. Grazie a tutte le autorità civili e militari, ai corpi dei volontari, sia quanti quotidianamente svolgono il loro silenzioso e prezioso servizio sul nostro territorio, sia quanti sono intervenuti per un servizio straordinario di vigilanza e di onore al santo compatrono. Grazie a tutti i nostri compaesani di servizio nelle varie armi di ritorno qui al loro paese natio. Sentiamoci a servizio del bene comune, nell'onestà, nella rettitudine e nella collaborazione con tutte le istituzioni presenti sul territorio, tra cui la comunità ecclesiale. Dobbiamo veramente ritessere la tela dei valori e delle istituzioni credibili nella nostra società e cultura, che vanta radici cristiane, e che non dobbiamo smarrire in questo momento particolare di disorientamento. La speranza sia rafforzata da questa celebrazione e dalla giovane esistenza del martire di Cristo Fortunato, immolata per amore di Cristo e dei fratelli. Grazie al carissimo e amatissimo popolo di Serra Capriola, che in questi giorni ha corrisposto alla chiamata del suo santo compatrono con le celebrazioni centenarie, occasione, come dicevo, di grazia, perché il mistero dell'incarnazione e redenzione continua ad attuarsi negli eventi e nella storia di un popolo corrispondente al passaggio del Signore. Un augurio, carissimi fedeli e compaesani: abbiamo una ricchezza di umanità e potenzialità invidiabile, capace di aprire varchi di speranza per il bene delle persone e la fruttuosità dei talenti e dei beni materiali, se abbiamo amore e stima per le nostre persone, per la nostra città, per le sue tradizioni cristiane, di cui San Fortunato ne è una radice. Rimaniamo saldi e fermi nella fede e nell'amore al santo compatrono e cittadino onorario Fortunato. La centenaria è la sua festa, una festa che si conclude nelle celebrazioni centenarie, ma una festa che rimane dentro di noi, una festa che deve abitare in mezzo a noi, la gioia. Sua Eminenza, il Cardinale.
lascerà la nostra città. Che saremo in testa, ti sarà ossidata del tuo corsetto. Il gioco è il pensare del treno di cambiarsi e di mettersi abito. Rimanete in mano, grazie. Vieni messo sul carro trainando le cavalli. Thank you.
sul carro trainato dai cavalli.